Cristian, stacco un attimo qua dalla console, mi collego con il cellulare. Tranquillo, tranquillo. Sa, la signora delle pulizie, non, sì, non le do fastidio. Arrivo, eh. Sì, vieni qui. Brava. Suicidati di brutto. Ah, signor. Curiamoci. Allora, questo buttiamolo e questo. Equipaggiamolo e questo. Buttiamolo. Abbiamo sete. So che mangiare non è un'ottima soluzione, ma basta anche la sete. Quindi va bene così. Che poi certe volte si trovano
cose più interessanti in questi spazi piccoli, tipo la mazza. E quasi quasi butto il piede di porco e come arma primaria metto la mazza. Pesante, fa più danno. Rende i nemici più sereni. No, credo di stare tornando indietro però adesso. Perché da qui ci venivo, sì. Ciao! Neanche fossi Super Mario. Andiamo in quella direzione. Vedo delle case. Aspetta, è strada chiusa. Non da uscita. E io ci vado lo stesso. Mi sembra sempre una cittadina migliore rispetto a quella che c'era prima. Ma sì, stavo entrando alla Call of Duty con lo scatto, bestia. No, soltanto una bombola di gas. Serratore a combinazione a quattro cifre. Vediamo se c'è qualcosa. No. A proposito, ok. Scusate.
non un coltello. È stata graziata, hai visto? Ma se trovo un coltello, ti vengo a fare fuori subito. Infetto vuoto, infetto vuoto. Una Coca-Cola. Dopodiché possiamo andare altrove. Qua non c'è più niente. Mamma mia. E che non li posso prendere? Tre zombie qui. Uno, due, tre. Cosa lì in quella cabina? Uno, due, tre, quattro. My brother, perché crepare prima? Perché qua la resistenza non è che è infinita. Bella marcia. Un'altra gallina. C'è un portellone posteriore. Busto d'orientamento. Cominciamo a viaggiare.
pala la possiamo buttare. Ma non abbiamo colpi per là. Eravamo diretti a nord, quindi. Voglio di mangiare qui. Senti, facciamo una cosa. Non abbiamo una bottiglia, ma questo non vuol dire che intanto non dobbiamo approfittarne per bere a sazietà. Forza ragazzo. Bevi più che puoi. Aspettiamo, dai su, quanto ti manca? A fine di bere quello che ti serve. Hai finito? No, ancora no. Non vado ad ammazzare il gallo perché mi manca il coltello, sarebbe inutile. Vabbè, dai. Sto peggio. Abbiamo riempito tutta la. Un altro portellone posteriore. Mi dovrei aprire una torricambio, mi dovrei aprire. C'è di qua. Ora, ciao Stefano. Ti avviso che sto streamando. Ah, eri tu che facevi il guardone. No, perché c'era prima una persona che stava seguendo, quindi. No, non l'ho visto. Non si è neanche presentato. E io comunque non ti posso rispondere. Sì, tutti così dicono.
Qualche cosa per effetto eco si sente sempre, ti avviso. Cavolo di gioco, non sono ancora riuscito a capire dove cavolo mi ha messo. Sto girando a vuoto come i pazzi. Aspetta che il mio personaggio sta pure morendo di fame. Gli facciamo mangiare una mela essiccata. Tu non sai quanto sono buone le mele essiccate. Ma che cacchio ne so. Tu mi avvi. Sì, le mele essiccate? Oddio, la frutta essiccata io l'ho vista. Ho sentito parlare tanto bene delle banane essiccate, quelle tagliate a fette, che se le mangiano a mo' di patatine. Io devo incontrarmi un'oretta fa a Catania con degli amici miei. Adesso sto aspettando. Pacchetto di semi di zucca. Sì. Eh sì, per coltivarli. Fagioli stufati in scatola. Dai, anzi, sto cominciando a trovare roba. All'inizio non trovavo un Kaiser. Vedremo, vedremo. Dovrei riuscire a rimanere primo io. Terzo. E il discorso è questo, non me lo ricordo, per questo ho detto dovrei. Tintura alcolica, buono. Se trovo una bottiglia la posso disinfettare. E mi faccio la scorta d'acqua. Ovviamente tutte cose che mi ha spiegato Ronald, perché se no io avrei già posato sto gioco, tipo non sopravviverei 5 minuti. Anche perché in questo gioco se trovi bottiglie di plastica o borracce,
Tu che cosa fai? Vabbè, se sono pieni di acqua bevo, come in tutti i giochi normali, no? E invece no, qua se trovi delle bottiglie piene, le devi svuotare, disinfettare e poi riempire di nuovo nelle cose di acqua potabile. È che se tu ignorantemente bevi, perché come in tutti i giochi tu dici vabbè c'è dell'acqua, bevo, ti ammali. Il piccone. Buttiamo la mazza. Raccogliamo il piccone. E mi si è buggato il gioco. Ok. Mi si è sbloccato. Devo il piccone e sfascio tutto a tempo di record. Sfascio tutto. Ah no, che me l'immaginavo. Me l'immaginavo. Ma ricordati che dietro c'è sempre Toto Wolf, eh? Ma infatti, secondo me è tutto. Secondo te perché hanno rifiutato in Mercedes? Io fossi stata la Mercedes, non l'avrei rifiutato Vettel, ma sai perché? Allora, in un momento in cui dicono è la macchina, no, è il pilota, è la macchina, no, è il pilota, io faccio venire il pilota, lo faccio stravincere sulla mia macchina e dimostro che non è il pilota ma è la tua macchina. Alla Ferrari, capito? Io non me la sarei fatta scappare. Vabbè, però, capito, in questo momento. Ma era quello che faceva Enzo Ferrari. Enzo Ferrari ogni 2 anni cambiava pilota. Perché doveva dimostrare che era la macchina a vincere, non il pilota. Vabbè, perché la Mercedes non lo potrebbe fare? I crocchi, 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 yeah. Io purtroppo sono un coglione qualsiasi, ma sicuramente la. Dico, l'emergenza in Ferrari l'avrei gestita in maniera completamente differente. Solo che avrei preso dei nuovi ingegneri, li avrei messi lì a collaborare con i vecchi. E avrei detto, chi porta risultati resta, chi non porta risultati se
Se ne può andare a fanculo. No, ma secondo me hanno differenziato, sai sta cosa di di dividere il reparto corse dal reparto auto giornalieri e tutte ste minchiate qua, secondo me non porta tanti miglioramenti. Magari lo aiuta a capire chi guadagna, chi fa perdere a livello amministrativo. Ma a livello di risultati pratici non aiuta manco per il cazzo, secondo me. Perché se tu hai un tappo, il cappello, come si chiama, quel cazzo di... Sì. E cosa fai? Sì, dico, che cosa fai? Vabbè, produciamo auto di serie che hanno bisogno della stessa tecnologia. E ti fa aiutare dalla sede. Non so se mi sono spiegato. Ma infatti già è sbagliato che ti dicono, di regolamento come devi fare la macchina. Cioè, ma io devo fare ricerca e sviluppo e non sono libero di sviluppare la macchina come preferisco. E appunto, quindi devi lasciarmi libero di progettare anche le cazzate tipo la tira all'asse e ruote. Sono degli errori che hanno fatto, sì, per cercare di evitare che ci sia troppo squilibrio, lo capisco, però... Ma sicuramente, soltanto che inizio anno ci sono stati una paia di scontri di Verstappen che ha sfondato Vettel. Io non me lo dimentico, la gente dà la colpa a Vettel, io do la colpa alle minchiate del muretto Ferrari. E a Verstappen che un più di una volta ha sfondato la macchina a Vettel. Ma perché l'avranno preso a schiaffi, l'avranno preso. Mi ha detto se la finisci di fare il coglione, se l'ultimo non ci sono arrivato a vederlo.
Ma chi? Ah, in quel senso, ho capito. Pensavo che ti riferissi a qualche altro giocatore. Devo asciugarmi subito i vestiti. Non finisce che mi si ammala il personaggio. Allora. Buono, buono. Io mica. È che non. Non c'ho più tanta voglia di combattere con quella 360. Ma alla fine non è che non voglio correre più o cose così. Anzi, minchia. E infatti quello che comunque vorrei chiedere a Ronald è. Se eventualmente prossimo campionato lasciamo comunque la patente a punti. Speriamo che non lo vedo convinto. Eh sì. Credo che siano in due ad aver perso punti. Ah no, in generale no, nessuno. È il primo campionato che utilizziamo con la patente a punti. Aspetta che stacco la live perché tanto sta piovendo e non posso più fare niente. Alla prossima.